Ci sono ferite che non riescono a guarire subito, dopo un mese non riescono a rimarginarsi, ustioni, ulcere cronicizzate agli arti inferiori che portano a infezioni, limitazioni nei movimenti e anche un dolore continuo, soprattutto in persone anziane, con difficoltà di deambulazione o in soggetti diabetici. Sono le cosiddette ferite difficili, riconosciute anche dal Servizio Sanitario Nazionale, per le quali esiste la cosiddetta medicina rigenerativa che può risolvere fino alla guarigione. E cosa è la chirurgia rigenerativa? Ce lo spiega l'ospite, lo specialista, il nostro specialista di questa mattina, in diretta a Quotidiano Medicina, Adolfo Crinisio. Benvenuto, dottor Crinisio, chirurgo vascolare, responsabile della chirurgia vascolare alla Casa di Cura Salus di Battipaglia, personaggio popolare, perché l'abbiamo visto tante volte in cose di straordinaria importanza, abbiamo avuto ospite. Allora, dottor Crinisio, cos'è la medicina rigenerativa e quali sono le tipologie di questa specialità? Allora, la chirurgia rigenerativa è una branca nuova della medicina, basata sulla ricerca. È una branca che trova vasta gamma di applicazioni in tanti campi della medicina, in particolar modo nella chirurgia vascolare. Esistono lesioni, come ha detto lei, difficili, lesioni che stentano a guarire dopo tanto tempo, lesioni che sono critiche in pazienti non altrimenti trattabili, lesioni Lesioni diabetici, molto lesioni come queste, estese, anche molto estese, sì. che richiedono un trattamento multidisciplinare, integrato e che molto spesso, diciamo così, no, prevedono l'applicazione di più tecniche diverse. Di Una delle cui parliamo fra tecniche, poco, di cui parliamo dopo, esatto, sì. una delle tecniche più recenti, innovative, basate sulla ricerca, dicevo, nel campo della medicina che ci consente la guarigione di queste ulcere è la chirurgia rigenerativa. La chirurgia rigenerativa si basa, sfrutta, cioè la capacità dell'organismo stesso di autorigenerarsi, cioè di autoripararsi, non affidandosi quindi solamente o unicamente a presidi esterni, farmaci, protesi o quant'altro, ma si basa sul potenziale rigenerativo che ha l'organismo stesso. Cioè questa terapia va a stimolare la guarigione dei tessuti in base a sostanze inoculate nell'organismo stesso e che vanno a stimolare l'organismo a guarirsi da solo fondamentalmente. Esatto. Noi sappiamo che le ulcere sono, molto spesso in campo vascolare, le ulcere sono legate a una ipossia, cioè l'ischemia, la mancanza di sangue porta a uno squilibrio metabolico tra la richiesta di ossigeno da parte del tessuto e quello che arriva effettivamente basato sul flusso del sangue che arriva in loco. Se c'è un'ostruzione arteriosa, se c'è una stenosi, se c'è un difetto di perfusione, ovviamente il sangue che arriva è poco, l'ossigeno non è sufficiente, il tessuto va in necrosi, cioè praticamente la cellula muore. La morte cellulare porta all'ulcerazione, porta alla ferita. Ovviamente queste ferite vanno trattate rimuovendo la causa che le origina, però molto spesso questo non è praticabile perché praticamente le cause sono più di una, perché il paziente è un paziente critico che non può essere rivascolarizzato per alterazioni locali o per alterazioni generali che ne danno un alto rischio chirurgico e quindi si vanno a mettere in campo queste nuove tecnologie che in qualche modo portano alla guarigione con un atteggiamento cosiddetto poco invasivo e quindi poco traumatizzante per il paziente stesso. Se noi andiamo ad analizzare, diciamo così, le lesioni periferiche, le lesioni degli arti inferiori, l'1% della popolazione soffre di queste lesioni, sale al 3,6% oltre i 65 anni. 2 milioni di persone sono affette da questa patologia destruente, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista socio-economico, perché anche la cura, la riabilitazione del paziente affetto da queste lesioni, che durano per mesi, è a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed è una Quindi spesa un onere consistente. notevole. Esatto, un onere notevole. Di conseguenza il trattamento, la guarigione di queste ulcere porta un beneficio al paziente sia in termini di durata che di qualità di vita, porta un beneficio alla società sia in termini di Certo, spesa sì. Ecco, socio-economica. Ma che cos'è la chirurgia rigenerativa? sì. Su che cosa si basa? La chirurgia rigenerativa si basa su due tipologie principali di trattamento, l'utilizzo dei fattori di crescita e la terapia cosiddetta cellulare. I fattori di crescita sono dei fattori isolati dal sangue periferico mediante centrifugazioni, presenti anche nelle piastrine, che sono fattori di crescita dell'endotelio vascolare, fattori fibroblastici, che tendono a essere inoculati, quindi iniettati nelle zone lese e stimolano la produzione di nuovi vasi. Riguardo però all'utilizzo dei fattori di crescita ci sono delle controversie inerenti al tipo di fattore, alla quantità, quindi alla dose di fattore di crescita da inoculare, all'associazione di più fattori, alla tipologia di paziente, all'obiettivazione dei risultati.
Quello che invece è ormai standardizzato e che dà delle certezze dal punto di vista del risultato terapeutico è la cosiddetta terapia cellulare della chirurgia rigenerativa. Ecco, cioè, vediamole quali sono. Lei parlava dei modi, varie modalità, vari tipi di cellule, esatto. Cominciando dalle cellule mononucleate da sangue periferico, lei faceva accenno poco fa. Allora, le cellule mononucleari da sangue periferico, come quelle dal midollo, come quelle dal grasso addominale, sono delle cellule mesenchimali, sono delle cellule staminali pluripotenti, indifferenziate. Sì. Che significa? Significa che non hanno una differenziazione già stabilita verso questo o quel tessuto, ma che possono differenziarsi nel corso dell'evoluzione verso tutti i tipi di tessuti, silenziando una parte del genoma e sviluppandone altri. Queste cellule, se isolate e iniettate in alcune zone, possono ricreare i tessuti dove vengono inoculati. Per esempio nel cuoio capelluto, per far crescere i capelli. Possono essere applicati nel cuoio capelluto, nell'ambito della chirurgia plastica, la chirurgia ortopedica, la chirurgia vascolare. A 360 gradi. Ovviamente queste cellule rappresentano una riserva rigenerativa dei tessuti dove si trovano. Quindi sarebbe quella medicina che fa... Che parte dal proprio corpo, dal proprio organismo. Parte dal proprio organismo, viene sfruttato e in qualche modo viene stimolata a dare guarigione dei tessuti stessi. Le cellule mononucleate del sangue periferico vengono isolate mediante un semplice prelievo di sangue periferico da 60 a 120 cc. Questo sangue viene sottoposto a una filtrazione elettrostatica selettiva che isola i mononucleati. Questi mononucleati, che rappresentano quindi questa riserva rigenerativa, vengono iniettati lungo il percorso delle arterie malate in corrispondenza delle zone lesse, stimolandone la guarigione. Sì. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il prelievo di cellule da midollo osseo, quindi in corrispondenza della cresta iliaca vengono prelevate queste cellule e grazie a dei separatori cellulari vengono isolate la parte mononucleata e la parte di precursori delle cellule endoteliali, ecco, le cosiddette EPC. Prima di passare al midollo osseo, vediamo un attimo quelle che si prelevano dal grasso del muscolo, cioè l'altra riserva di cellule mesenchimali, le cosiddette cellule mesenchimali di cui abbiamo già parlato anche per la chirurgia ortopedica. Il concetto è lo stesso, parte dallo stesso presupposto, mediando delle piccole incisioni che si fanno in sede addominale con delle cannule, vengono iniettate le soluzioni, cosiddette soluzioni di cannula. Eccolo qui, ci vuole vedere Carmine Marano. Separano il grasso dall'addome, quindi queste infiltrazioni a raggiera che vengono fatte, dopodiché con delle cannule e delle siringhe in aspirazione viene aspirato il grasso addominale. Ecco, qui si vede l'aspirazione del grasso addominale. Ovviamente questo grasso non è purificato appena viene estratto, va sottoposto a una fase di processazione di purificazione che ne elimina i residui oleosi e i residui ematici. Viene messo un semplice punto sulla cute e questi residui oleosi ed ematici a carattere pro-infiammatorio vengono eliminati. Ecco, queste cellule mesenchimali per esempio hanno un'applicazione particolare? Esatto, queste cellule mesenchimali così purificate vengono iniettate anch'esse lungo le zone lese attorno alle lesioni, ma hanno, a differenza dei mononucleati del sangue periferico, anche una capacità riempitiva, cioè se c'è un ulcero che ha una forma di cratere, un'ulcerazione profonda, può essere in qualche modo riempita col mano. Per esempio il piede diabetico? Il piede diabetico, le ulcerazioni profonde della cute sulle gambe, quindi possono essere colmate da queste tipologie di trattamento. Qual è il razionale? Il razionale della chirurgia rigenerativa è quello di indurre la guarigione curando la causa che ha provocato la lesione stessa. Che noi è la ipossia. Esatto. Noi sappiamo che l'ischemia induce ipossia e di conseguenza il danno tissutale fino alla necrosi e all'ulcerazione, va corretta l'ipossia. Bisogna sapere anche che in corrispondenza delle zone ischemiche si crea un'infiammazione, questa infiammazione fa aggravare ancora di più e allargare l'ulcerazione. Non solo, c'è anche l'infezione. L'infezione è un carattere di sovrapposizione che peggiora, destruendo. Ecco perché si chiamano cellule, ferite ischemiche. Ferite ischemiche e ferite difficili. Sono senza ossigeno, diciamo. Esatto. Ora, la chirurgia rigenerativa va a correggere queste cose, cioè se noi sappiamo che queste cellule inoculate liberano dei fattori di crescita, vanno a differenziarsi in loco in modo da creare nuovi vasi, questa è una cosa che ci interessa moltissimo per la guarigione dell'ulcera. E infatti la terapia viene detta anche terapia neoangiogenetica, in quanto induce la neoangiogenesi, cioè la gemmazione di nuovi capillari da parte di capillari preesistenti, che per migrazione si spostano dalle cellule preesistenti e vanno a creare nuovi vasi. Ecco, qui
abbiamo l'aspirazione dal midollo osseo, da cui esatto, faceva prima riferimento. L'aspirazione dal midollo osseo viene in qualche modo fatta in corrispondenza della cresta iliaca mediante un'anestesia loco-regionale, quindi viene aspirato questo sangue, diciamo così, dal midollo e viene sottoposto a dei separatori che sono delle cellule mononucleate. Che ha delle proprietà notevoli. Notevoli e molto, diciamo così, valido dal punto di vista della rigenerazione tessutale. Ovviamente questo sangue iniettato in loco ha una caratteristica importante rispetto ai fattori di crescita. Le cellule liberate nella sede della lesione sono esse stesse a funzionare da rigenerazione tessutale. Liberano i fattori di crescita che servono, nella quantità giusta, nella combinazione giusta, si differenziano esse stesse verso la formazione di nuovi vasi, inducono la neogenesi e la vasculogenesi, cioè praticamente la creazione di nuovi vasi da cellule indifferenziate, e hanno un'altra capacità importante, cioè quella di richiamare cellule staminali residenziali dell'organismo stesso in modo da ulteriormente stimolare la differenziazione in loco. Ecco, quali sono le percentuali, secondo la sua esperienza, insomma, di successo di questa medicina? Le percentuali di successo sono molto alte, tant'è vero che abbiamo visto delle lesioni che per mesi non guarivano e quindi avevano, diciamo così, una scarsissima tendenza alla guarigione, dando una forte compromissione ai pazienti stessi, sono guarite nell'arco di pochi giorni o di qualche mese. Anche perché queste terapie staminali, queste terapie con cellule hanno anche la caratteristica di risolvere anche l'infiammazione che si crea in corrispondenza di una lesione. Sì. Tant'è che hanno un richiamo di macrofagi sul posto, quindi eliminano i prodotti della degradazione del catabolismo locale e quindi risolvono anche l'infiammazione. Ecco, qui vediamo un piede, vero? Un piede ferito, con una ferita. Esatto, viene trattato, diciamo così, prima con un curettaggio, una toilette chirurgica locale, perché si deve rimuovere quella che sono i tessuti ormai già distrutti, infezione locale, dopodiché va a essere inoculata, diciamo così, vengono iniettate queste cellule staminali per indurre la guarigione. Ecco, secondo lei questa è una ferita da... Questo può essere una ferita anche da decubito, perché è una ferita calcaneare, ma le ferite trattabili sono quelle da decubito, quelle del piede diabetico, da iperpressione, da neuropatia, da ischemia, le lesioni ischemiche delle gambe, le lesioni traumatiche, cioè diciamo che la gamma di applicazione è molto molto ampia. Sono le ferite di questa società che invecchia, esatto, spesso invalida. L'immobilizzazione dei pazienti purtroppo crea queste lesioni che in qualche modo hanno necessità di essere pulite, quindi fatto un curettage locale, quindi rimuovendo i cenci necrotici e colliquati e poi applicate queste. Ecco, è una medicina che rompe l'assedio, come dire, delle malattie, come dire, banali, però inguaribili, alle quali, come dire, molti anziani, molte persone, molte famiglie che l'assistono si rassegnano. Invece questa è una medicina che controlla rassegnazione. Esatto, anche perché queste lesioni, se lasciate a se stesse, vanno incontro a una, diciamo così, a un peggioramento progressivo. La colliquazione dei tessuti porta un'infezione importante che si può trasformare in setticemia, cioè anche la vita stessa del paziente, oltre che la qualità della vita, viene peggiorata sconvolta. Certo. Quindi fa avere delle armi a disposizione in pazienti non trattati, il paziente allettato, il paziente cardiopatico importante, il paziente che sarebbe stato lasciato a se stesso per quella lesione, in qualche modo adesso ha una percentuale di guarigione diversa rispetto a quella che si aveva in precedenza. Tenga conto che accanto a queste due branche principali, cioè la terapia con fattori di crescita e la terapia cellulare, che sia da midollo, da cellule mononucleate periferiche o dal midollo o dal grasso addominale, esiste un'altra branca della medicina e della chirurgia rigenerativa che è rappresentata dalle biotecnologie, cioè la tecnologia in laboratorio su materiali biologici che tendono in qualche modo a essere da vivente o da parte di se stesso, cioè da parte di tessuti viventi che vengono studiate e elaborate in laboratorio in modo da ricreare dei tessuti, la cosiddetta ingegneria tessutale. Questo crea la possibilità allo stato attuale di creare per esempio quelli che si chiamano innesti dermici, cioè una volta pulita la ferita, impiantate le cellule staminali, si può fare un impianto di derma. Questo derma viene vascolarizzato, ricrea il derma come il derma cutaneo dell'organismo stesso e consente anche l'impianto di cute, quindi l'innesto di cute, in modo tale che le ferite in tempi rapidissimi tendono in qualche modo a guarire. Ecco, insomma, abbiamo detto anche tante altre volte, anche con suoi colleghi, che andiamo verso una medicina sostitutiva, cioè diciamo reintroduttiva di parti che non si possono inventare. Finora si è posta molta attenzione a sostituire parti dell'organismo, adesso si tende a farle rigenerare sfruttando la capacità dell'organismo stesso. Bene, noi ringraziamo molto Adolfo Crinisi, il dottor Crinisi, che
oltre ad essere un grande chirurgo, è anche un abile conversatore, io direi quasi una lectio magistralis oggi sulla rigenerazione dei tessuti.